Beh, io seguo spesso mio fratello suona in giro nei locali, piccolino, 17 anni, spesso gli vado dietro, quindi è una passione che ho trasmesso anche a lui. Quindi è più che altro fai un po' da guardiaspalle, possiamo dire, Sì, però sì, sì, lo sì. proteggi. Va bene. Andrea, noi ci vediamo più tardi Va alle bene. 18:30 per la nostra post multi per altra intervista per l'Italia, questa volta ti si vedrà dopo la medaglia. Ok. Andiamo a seguire, ringraziamo Andrea Coppolino Ok, ciao. e andiamo a seguire la gara del corpo libero femminile con l'Ucraina Alina Kozic, che è sulla carta tra le favorite, perché ha ottenuto il quarto punteggio d'ingresso con 14.725. Bene le parti acrobatiche per il momento, finisce bene con l'avvitamento in avanti, sinceramente non mi fa impazzire il collegamento tra l'esercizio e la musica, però è solo personale questa considerazione chiaramente. Doppio avvitamento. Due e mezzo. Doppio avvitamento e mezzo invece per la finale. Termina bene comunque la Kozic, che ha la caratteristica magari di non entusiasmare come spettacolarità, Carmine, però è sempre molto precisa. Sì, molto bene questa parte iniziale, lei fa bene l'entrata, che è questo doppio avanti nella ribaltata, e poi punta moltissimo sugli avvitamenti, perché essendo un pochino alta, naturalmente utilizza meglio come difficoltà gli avvitamenti. Fatto una volta due avvitamenti e mezzo, e questa è un po' la sua caratteristica, evidentemente ha più facilità a ruotare sull'asse lungo del corpo. Beh, lo vedete, finisce bene anche gli avvitamenti, eh? Finisce proprio in maniera corretta, questo doppio avvitamento avanti di rimbalzo, un salto teso, collegamento molto difficile. È una grande promessa della ginnastica dell'Ucraina. Ricordiamo che già nel 2000 diventò campionessa europea alle parallele asimmetriche e poi quarta assoluto a Patrasso in occasione proprio dei campionati europei juniores. E nel 2004 è stata campionessa europea, molto elegante, molto precisa, come abbiamo detto, anche se, come ha sottolineato Iuri, non entusiasma particolarmente l'abbinamento musica-movimento. Kozic, che comunque ha ottenuto un buon punteggio di partenza da parte della giuria B, scartato un 8,80 della giudice ungherese e il 9,20 della giudice svedese, la media di quindi è di 9,050, bisogna soltanto capire quale valore attribuire da parte della giuria A. Dopo la Kozic vedremo una pretendente alla medaglia, vale a dire Steliana Nistor. Nistor che ha asciugato le lacrime di ieri con il bronzo di oggi alla Trave, dove ricordiamo purtroppo c'è stata la caduta di Vanessa Ferrari, che ha terminato in ottava posizione. Ecco, pensate che Vanessa, che ha vinto il concorso individuale generale, la Kozic intanto ottiene 15.050, Vanessa Ferrari si era presentata all'appuntamento con le parallele asimmetriche e con la trave con il miglior punteggio, ed è terminata sesta alle parallele e ultima alla trave, mentre si presenta con il secondo miglior punteggio al corpo libero. Però è comprensibilmente stanca, anche c'è un dell'appagamento, bellissimo questo doppio teso di Sì, entrata da parte della mister. molto bello, sì. Zuccara anche molto bello. I due salti acrobatici, le due diagonali iniziali sono stati pressoché perfetti.
la Nistor che si è qualificata con il terzo punteggio, giusto? Sì, 14.775. Punteggio abbastanza sulla carta lontano dalle potenzialità per esempio di Vanessa, che supera il 15 abbondantemente, però qui rischia la caduta addirittura di scivolare con i talloni. Molto male questa fase. Qui si sbilancia sulla piroetta. Doppio carpio finale. Un peccato, sì, quella diagonale dove ha rischiato veramente di mettere il sedere a terra, perché per il resto l'esercizio era fatto molto bene. Vedi, il disappunto un po', è andata così. Sono cambiati i tempi, adesso i tecnici rumeni consolano le ginnaste rumene con questi atteggiamenti carini. Dietro le quinte in altri tempi erano altri sistemi, lo possiamo dire. Ci fu addirittura una decina d'anni fa un'inchiesta perché un tecnico diede uno schiaffo a una ragazza che andava a sbattere la testa contro lo stipite di un armadietto. Un gravissimo incidente, si aprì addirittura un'inchiesta federale. Il valore della Nistor di partenza del gruppo A è basso, 5,90, e il punteggio B è 8,70, quindi ottiene solo 14,60. Adesso è il momento della francese Cassie Verissel. Molto giovane, 16 anni, ha ottenuto il quarto posto nella Coppa del Mondo di Parigi di quest'anno con 14.825, dunque anche lei non è una pretendente al titolo. Il Tabac per iniziare, il Tabac in posizione raccolta, il Tabac è un mezzo giro e doppio salto avanti. Spinge molto questa ragazza francese, un po' poco precisa negli arrivi, ma spinge molto. Avete visto anche in quel triplo avvitamento quanto era in alto. Ecco un errore, questi passi camuffati da collegamento verso l'angolo. Ti ho detto, spinge molto, bella acrobatica, ma imprecisa nella fase di arrivo, quindi sono penalità. Un semplice, per modo di dire, doppio avvitamento. Un po' lenta questa fase finale, molta lunga l'attesa. 2,5, ancora con uno sbilanciamento, un esercizio diciamo incolore da mio punto di vista. In ogni salto una penalizzazione, si è detto bene, perché si apprezza l'altezza e anche lo stile dei movimenti, perché è perfettamente corretta con la tenuta delle gambe, però purtroppo ogni volta c'è un saltello, un passo laterale, qualcosa che tende ad essere poi a portare a una penalizzazione. E qui c'è un saltello anche abbastanza ampio. Sì, ma non è uscito lì, non c'è non stata è uscito, la no, no, soltanto per il saltello, non per l'uscita di pedana. E ancora un altro passo. Poi c'è una fase molto rallentata, che direi molto bella da apprezzare, perché fa vedere tutti i particolari dell'esecuzione. Le gambe che inizialmente erano appena appena divaricate, adesso si uniscono, però i piedi non vanno a contatto. Ma io credo questo che dal vivo non si noti nemmeno. A velocità naturale non ce la fai. Allora, c'è una penalizzazione. Dunque no, la giuria B, 8,70 di media, 8,725, 5,90 da parte della giuria A, quindi 14,625.
supera però la rumena Nistor. E adesso è il momento di Elizabeth Tweedle, grande specialista del corpo libero e delle parallele asimmetriche, ha vinto ad Aarhus il titolo di campionessa del mondo proprio alle parallele, quarta nel all around e quarta anche in occasione dei campionati del mondo proprio al corpo libero. Campionessa del mondo a Melbourne alle parallele asimmetriche, campionessa del mondo sempre alle parallele asimmetriche ad Anaheim. Davvero tiene alta la bandiera della Gran Bretagna. Diciannovesima invece in occasione dell'Olimpiade di Atene nel All Around, nata in realtà a Johannesburg in Sudafrica, a 22 anni, soprannominata Betty. Esce di pedana, no. Brava, proprio al limite con questo Tabak. Parte proprio dall'angolo per avere più spazio possibile in questa seconda diagonale. Ancora un Tabak, però questa volta la posizione del corpo è carpiata anziché raccolta, quindi più difficile. Il pubblico di Amsterdam prende in simpatia Elizabeth Tweedle, tanto da scandire con gli applausi la musica spagnoleggiante. Esercizio da primo posto, è un esercizio da primo posto che va a superare a nostro avviso il 15.050 di Alina Kozic. Posso dire che veramente una sua caratteristica è stata quella di non fare passi negli arrivi dei due Tabak, perché è arrivata molto vicino alla linea, bastava un passetto di anche 10 cm e andava fuori. Ecco, questo è uno dei primi, il primo mi pare, entra, tocca la linea ma non fa il passo in avanti. E quindi già ha evitato il decimo di punto, anzi anche due, perché se faceva il passo c'era il passo e l'uscita fuori dalla pedana. Bella l'uscita, due avvitamenti e mezzo di rimbalzo, un avvitamento avanti è complicata, soprattutto come ultima diagonale. Vediamo la fase rallentatore, guardate anche buona tecnica della rondata, braccia basse e poi subito veloce per il flick. Lo stacco con il mezzo giro e poi il doppio salto avanti. Guarda quanto è alta. Tabak appunto. È l'unico punto dove ha avuto un'imperfezione più notevole, diciamo, con questo passetto in avanti. Per il resto molto precisa la Tweedle. 15.250. Non è ancora confermato, però si partiva da un valore A di 6,10 e gli è stato riconosciuto un valore di B di 9,150 per un totale di 15,250, mentre vediamo Enrico Casella proprio dietro Elizabeth Tweedle e va al primo posto, confermato il 15,250. E adesso è il momento di Oksana Ciusovitina, molto potente la Ciusovitina al corpo libero, specie da quando, come abbiamo riferito, ecco Salvatore Scinto, fisioterapista della squadra azzurra, specie come quando abbiamo detto ha deciso di asciugarsi maggiormente, ha una spinta notevole. Doppio teso ed entrata. Bravissima. Asciugata. Salto teso con evitamento.
La ricordo nel 91 addirittura lei si presentò a quel campionato del mondo a Indianapolis, all'epoca molto giovane, e nel corpo libero proprio fece inserì l'avvitamento nel doppio salto teso che avete visto all'inizio. Credo sia stata la prima ginnasta femminile appunto a fare quell'entrata doppio teso con avvitamento, e credo sarebbe in grado di presentarlo ancora, no Carmine, da quanto è ampio quel doppio teso, però da come è in forma in questo momento senz'altro potrebbe pensarci per le Olimpiadi. Guarda, anche in pliometria va nel salto avanti dal doppio avvitamento. È incredibile questa donna, 33 anni, con due tendini operati, eppure fa ancora quei salti lì. È veramente figlio, incredibile. Una maternità. È una storia molto difficile alle spalle, proprio per il problema della malattia del figlio. Doppio carpio, brava. Adesso la domanda è: riuscirà la Suzukitina a superare Elizabeth Tweedle? Ci sono state molte sorprese in questi campionati europei da parte delle giurie su determinate valutazioni. A nostro avviso quello che ha fatto vedere la Suzukitina è stato davvero esplosivo e meriterebbe di essere premiato con il primo posto. Ecco, questo è la prima diagonale, il doppio teso d'ingresso. Guardate come proprio va a raggiungere l'angolo della pedana. Questo è il doppio avvitamento e di rimbalzo il salto avanti raccolto. Ecco. Guardate anche lei la rondata, giusta alle braccia basse che poi partono velocemente per prendere più velocità possibile nel flick-flack. Questo è il flick-flack. Posizione delle gambe ravvicinata, mantiene sempre una grande compostezza. Finisce il doppio avvitamento e di rimbalzo. Qui c'è una grande sollecitazione un po' delle arti inferiori chiaramente, ma di rimbalzo. E intanto la Isbasa, che a breve dovrebbe salire al corpo libero, è un po' preoccupata perché quel piede gli fa male. E lei si è qualificato con il miglior punteggio, quindi credo che quel problema al piede possa obiettivamente pregiudicare un po' la sua prestazione. Suzukitina che non è stata pagata molto bene dalla giuria B perché c'è la media di 8,95. Attenzione, si va sotto, quindi rischia di non battere la britannica Elizabeth Tweedle. Non ci sono però penalità per questa atleta di 32 anni, 1,53 m per 43 kg. Guardate il ghiaccio, che poi in definitiva resta l'unico rimedio possibile contro i traumi per cercare di far assorbire qualcosa sul dorso del piede. Probabilmente ha sbattuto contro la trave. Tenta a uscire il giudizio del valore A per la Suzukitina. Mentre si sta già scaldando Patricia Moreno, molto basso il valore A, 5,60 per un totale di 14,55. Se confermato è davvero basso, anzi viene diminuito da 14,55 a 14,450 e quindi va in quinta posizione. Anche il pubblico di Amsterdam fischia, ci sono però due penalità, Carmine. È 0-10 di penalità, qui può essere soltanto uscite di pedana, non abbiamo viste, no. Mi pare, quindi sinceramente non so se è un fuoritempo, ma non mi sembra nemmeno so. Questo. E qui vediamo la scuola Carbaio con Patricia Moreno, spagnola. Particolare cura per la coreografia, spettacolare all'ingresso. Uno Zucara carpiato preso da una serie di flick-flack. Triplo avvitamento. Qui c'è un grave squilibrio sulla piroetta. Quasi una caduta per Patricia Moreno che compie diversi passi all'indietro.
doppio carpio finale. Come sempre la scuola spagnola propone dei movimenti coreografici e artistici sempre molto aggraziati, però questa volta Carballo non applaude, ci sono stati dei momenti un po' di difficoltà evidente, come un grave squilibrio. Rivediamo alcuni momenti dell'esercizio. Questa è la parte molto bella di entrata, questa serie di flick, prima senza posa delle mani, poi con le mani, poi su gara carpiato. Ancora il 2,5 e salta avanti, e qui cerca di non andare fuori pedana, però forse peggiora ancora di più la situazione perché si sbilancia moltissimo indietro. Ed è già pronta con i piedi sulla magnesia, al lato della pedana, Vanessa Ferrari, per la sua terza finale della giornata. La prima ha terminato in sesta posizione alle parallele asimmetriche, la seconda, la trave, è finita ottava. Adesso cerca di dare una risposta convincente al corpo libero. Continua proprio Vanessa, quasi come un rito, e ottiene 14.375 Patricia Moreno, sesto posto per lei, molto scontenta, vedete. Dopo Vanessa Ferrari, la rumena Isbasa, quindi davvero gran finale. Punteggio da battere è di 15.250. L'esercizio sulle note di Nessun Dorma. Che grinta Vanessa, guarda che grinta, voglia di riscattarsi delle due finali opali. Forza Vanessa. Brava. Bene lo Zucara abitato iniziale, solo un passettino in avanti. Sulle spalle in questo Zucara, dai. Bene, 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 brava. Un avvitamento in questo secondo Zucara. Triplo avvitamento. Meno precisa del solito, perché ogni volta fa un passettino, però ottimo per adesso l'esercizio, ottimo davvero. Anche qui leggermente un passo laterale, ma per adesso tutto nella norma per balzare al comando della classifica provvisoria. Ampigliano Jambé. Forza il doppio carpio finale, Vanessa. Metticela tutta, dai. Sulle spalle, così. Bravissima. È la risposta di Vanessa. Brava, Ferrari. È la risposta di Vanessa Ferrari, signori. Dopo due finali di specialità non felici alle parallele asimmetriche alla trave, saluta il pubblico di Amsterdam. Bravissima Vanessa Ferrari, che viene adesso abbracciata, sollevata dal tecnico della Brixia Brescia e allenatore della nazionale Enrico Casella. Una coppiata vincente. E Vanessa ha ritrovato di colpo la grinta, la concentrazione che l'hanno portata a vincere il loro nel concorso generale. Già un punteggio altissimo di partenza da parte della giuria B. Viene scartato addirittura il 9 del giudice slovacca, mentre c'è un 8,90. La Isbasa non gareggia, ha vinto... Attenzione, ha vinto la Vanessa. C'è un colpo di scena, aspetta però prima il punteggio, perché c'è il 9,10. La Isbasa credo che rinunci proprio per l'infortunio, e allora Vanessa Ferrari, attenzione, perché dobbiamo aspettare la valutazione della giuria. Dobbiamo aspettare la valutazione della giuria. 6,30, 15,40, 15,40 è medaglia d'oro per Vanessa Ferrari. Vanessa Ferrari conquista la medaglia d'oro, la risposta di questa straordinaria campionessa che ha ottenuto 15,40 proprio al corpo libero. Straordinaria risposta di Vanessa, che va a congratularsi con Elizabeth Tweedle. 15,250. Andiamo a vedere la classifica finale, seconda medaglia d'oro, e ci sono finalmente le lacrime di felicità da parte di Vanessa, sempre sostenuta dal tecnico Enrico Casella e con l'abbraccio con Salvatore Scintu. Vittoria per Vanessa Ferrari, 15,40 davanti a Elizabeth Tweedle, Gran Bretagna, 15,250.
c'è anche l'abbraccio con Maurizio Allievi, responsabile allenatore maschile, e terzo posto per Alina Kozic, 15 e 0,50, ha rinunciato per infortunio la Isbasa. Yuri. Ah sì, è sorprendente questa rinuncia, però il male al piede evidentemente era notevole, però un riscatto importante di due finali opache per Vanessa, che conclude questi europei con due medaglie d'oro, e quindi sicuramente un risultato più che positivo.